Io ricomincerei questa sessione, siamo un po' nei tempi che ci siamo dati, con padre Giovanni Lamanna. Lui non vuole, ma io lo ricordo. Io ho conosciuto padre Lamanna in quanto ideatore del centro a stalli e fondatore del centro a stalli. Prego Manco, se Vincenzo, se ti siedi al tavolo della presidenza. Vi dicevo, io l'ho conosciuto in quell'occasione, ho imparato a conoscere meglio le cose che fa e ad apprezzare anche l'ambito nel quale vengono fatte. Poi padre Giovanni Lamanna ha fatto altre cose. Io questa cosa però volevo ricordarla per i non romani. Il centro a stalli è quello che noi intendiamo per integrazione, accoglienza e tutto il resto. È una cosa davvero importante, perché anche in tempi non sospetti questo tema non solo l'ha teorizzato ma l'ha praticato giorno per giorno, ora per ora. Ora padre Giovanni Lamanna è il direttore, è il rettore dell'Istituto Massimo. Nel frattempo ho guadagnato qualche minuto per completare la platea. A lei il microfono. Innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità e mi scuso perché dopo dovrò ritornare all'Istituto Massimo perché ci saranno dei vostri colleghi, oggi è la notte del liceo classico e a livello nazionale hanno deciso, credo Rai News, di fare dei servizi su Roma, faranno un servizio al Mamiami e uno all'Istituto Massimo, quindi non è mia abitudine lasciare subito dopo gli interventi. Nel condividere con voi qualcosa che per me è fondamentale è vedere il contesto nel quale noi stiamo vivendo come persone, prima ancora che professionisti impegnati in tanti ambiti. Qual è il contesto che noi viviamo? Il contesto che stiamo vivendo non è nato così a caso, ma è frutto di un lavoro scientifico di impoverimento culturale e umano. Noi dobbiamo realizzare, se vogliamo essere persone capaci di leggere la realtà, e essere consapevoli di quello che è la realtà nella quale viviamo, è che c'è una grande povertà culturale e umana che ci tocca innanzitutto come persone. Ci tocca come persone. Molte cose che sono state dette le condivido. E le condivido non solo perché è stato citato Papa Francesco e il Cardinale Martini, due gesuiti come è sottoscritto, ma in senso ampio viviamo una difficoltà nel rimanere fedeli alla nostra dignità e alla nostra coscienza. Questo implica non solo ciascuno di noi come persona, ma anche come professionista. Parlo a dei giornalisti che vivono questo tempo. E questo tempo reagisce innanzitutto a delle modalità che originano da un criterio che è quello economico. Ho ascoltato, siamo sul mercato, ma non lo siamo solo come aziende o come realtà giornalistiche, ma singolarmente, anche come professionisti, siamo sul mercato. E se il criterio che muove gran parte di quello che noi viviamo è quello economico,
è una nostra scelta libera di decidere come vogliamo funzionare. Allora, quando io decido di dire qualcosa, di comunicare qualcosa, sarebbe bello se io mi chiedessi, perché apro una parentesi, anche noi sacerdoti siamo chiamati a comunicare, siamo esposti a parlare e comunicare, veicolare a delle persone. Ma se io non mi pongo la domanda fondamentale, che è: quello che sto per dire è di aiuto o no? Se io non mi fermo un istante a pormi questa domanda, probabilmente mi perdo l'opportunità di essere costruttivo, significativo, ma ancora di più potrei perdermi nel desiderio di rimanere fedele alla mia dignità e alla mia coscienza. La comunicazione è veloce, guardate, non mi sono mai reso così conto di quanto sia veloce la comunicazione nello stare a contatto con dei ragazzi liceali. Posso iniziare a parlare di un fatto che ha raccolto la loro attenzione. Dopo poco, vedi dal volto, dalle domande, passiamo oltre. Andiamo, vabbè, abbiamo capito. Andiamo. La difficoltà a sedimentare le cose che ci vengono dette, la fatica che facciamo a rimanere, e, ok, è successo questo, ho capito, ha colto la mia attenzione, per me la leggo come una modalità che mi preoccupa anche, quella di funzionare a livello emotivo. Passo da un'emozione all'altra, cosa rimane? E se voi fate la domanda allo stesso gruppo di ragazzi, no dopo un anno, ma dopo un paio di giorni, la cosa è sparita. Prima si faceva riferimento ai naufragi. Guardate che umanamente, non come prete, ma come persone, umanamente sentirsi dire all'epoca che ero direttore del servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia da un collega di una redazione dire sì, sono morti più di 300 persone a Lampedusa, siamo al terzo giorno, in redazione fanno fatica a rimanere su quella notizia. Sono cose che ci devono interpellare, anche perché, guardate, c'è sempre uno spazio, è stato detto, ci sono i generali, ma poi ci sono i soldati. C'è sempre uno spazio dove io posso giocarmi in libertà per rimanere fedele a quello che io reputo importante. C'è da dire che la stampa, ma soprattutto le televisioni, suscitano un loro fascino. Allora, qual è l'esperienza che parlare di persone che sono costrette a scappare dal loro paese significa fare attenzione a non esporre queste persone. Allora, quando si presenta la telecamera con la troupe di una rete nazionale e si presenta citando la trasmissione e pretendendo di fare il lavoro di intervista, possiamo riprendere?
io ho dovuto dire anche dei no e sperimentare la sorpresa dell'operatore e del giornalista che l'accompagnava. Ma come? Ti ho detto che trasmissione sono, mi dici di no? Allora, questo per dire che c'è una responsabilità, il microfono, la telecamera, è un'opportunità, però è anche una responsabilità. Parlare di ciò che io conosco. Se vieni a fare un servizio sui rifugiati e mi chiedi, padre, ma chi è il rifugiato? Allora, sono situazioni che a me dicono dell'importanza che abbiamo. È una responsabilità condivisa di scegliere di recuperare a livello culturale. Scegliere vuol dire anche sottrarsi per quanto possibile a dei ritmi che non ci viene chiesto, non ci viene chiesta un'adesione, ci vengono imposte, e allora lì è la lotta quotidiana. Sottolineo il termine lotta perché è difesa di uno spazio di dignità e di libertà dove so io che scelgo di aderire. Allora, un tempo dove io ho necessità di capire chi vado a incontrare. È una realtà, non sono delle sigle, ma sono delle persone. Allora, chi vado a incontrare? La libertà è fondamentale perché anche per me richiede un esercizio. Io ho delle convinzioni e involontariamente queste mie convinzioni giocano nell'ascolto di una storia. Cosa ci mette al riparo dal manipolare, è un termine forte, l'ascolto e aiutare. Si parlava di storie, e allora quale via migliore, se vogliamo delle storie, di far parlare i testimoni? Siete professionisti della comunicazione, e allora il servizio è, ci sono dei testimoni, facilitiamo la loro testimonianza, la comunicazione. Parlare di rifugiati e parlarne sempre noi all'epoca del mestiere, o parlare dei senza dimora a Genova perché eravamo in un'associazione, è un conto, ma se a parlare sono le persone, e se noi le mettiamo in condizioni di comunicare, essendo dei professionisti, possiamo farlo, possiamo scegliere di farlo. È stata sottolineata l'importanza di non soffermarsi solo su quello che facilmente raccoglie la nostra attenzione, che sono i fatti di cronaca, nera, di violenza. Allora, possiamo scegliere di raggiungere un equilibrio, non ci vogliamo illudere che il mondo è una favola. Il mondo, così come sta funzionando, io sfido chiunque, fino ad oggi nessuno mi ha detto mi piace così come sta funzionando. E allora se non ci piace così come sta funzionando, ci dobbiamo chiedere anche, io a livello personale, cosa posso fare? L'atteggiamento di critica e di attesa di un salvatore che venga a risolvere i nostri problemi, ripeto, di povertà culturale e umana, che si esprimono in quello che è evidente attraverso la campagna elettorale, che è
diciamo, è appena iniziata, ma qualcuno mi deve aiutare a capire quando è finita. Qualcuno mi deve aiutare a capire dove chi è esperto di comunicazione, che ha fatto della sua vita questa missione, aiutare anche a capire che dialogare, confrontarsi, è qualcosa di diverso da quello che noi vediamo. I ragazzi fanno fatica, ma leggono velocemente attraverso tutti i mezzi di comunicazione. E lì avete una grandissima responsabilità. Educare i ragazzi per aiutarli a crescere nella capacità di cogliere la realtà e di sentirsi partecipi. Il dramma della distanza, che è lampante, io leggo spesso il termine paese reale, perché molto probabilmente qualcuno ha perso il contatto col paese reale. Questo lo si recupera anche attraverso e soprattutto attraverso la vostra missione. Avvicinare, il massimo è all'EUR. Se, come è accaduto, abbiamo proposto ai ragazzi un progetto di simulazione del Parlamento europeo, ha previsto l'andata a Strasburgo, entusiasmo. Quando con gli stessi ragazzi che vivono il quartiere dell'EUR abbiamo provato a discutere sul quella proposta che era EUR quartiere a luci rosse, la reazione è stata una passività, eppure stavamo parlando di casa loro. Riportarci alla realtà e alla verità. A me piace pensare che ciascuno di voi vive la sua professionalità ed è arrivato a questo servizio anche animato da un amore per la verità, oltre che alla abilità e alla capacità di trasmettere, di comunicare. Amore per la verità. La nostra difficoltà è che noi ascoltiamo e leggiamo su uno stesso episodio la versione bianca, la versione nera. Per quanto tempo è stato alimentato il dubbio di dire, vabbè, dice bianco perché appartiene, dice nero perché appartiene. In quel momento noi abbiamo perso la capacità e lo sforzo di individuare con onestà intellettuale un qualcosa di oggettivo che, anche se io la penso in maniera diversa, non posso negare. I territori sono una realtà fondamentale, ma lo sono per tutti quanti noi. Uno come persone, come cittadini, come realtà concrete di una città, di un paese, di una realtà più grande, parliamo di Europa. E all'interno di questo c'è tante persone. Se noi come Italia, onestamente, fermiamoci a guardare il livello di corruzione, fermiamoci a guardare il livello di disoccupazione, ora c'è la questione di Whirlpool che sta per licenziare, i dati impressionanti sulla libertà di stampa in Italia, se noi guardiamo tutto questo c'è da deprimersi. Ma noi stiamo andando avanti, e stiamo andando avanti perché c'è un tessuto sano che sceglie quotidianamente, a fatica,
di funzionare in maniera diversa da quello che qualcuno vuole imporci. E allora noi, o come dice qualcuno, facciamo rete indipendentemente dalla professione che facciamo, dal luogo dove viviamo, e rendiamo forte e facciamo emergere il buono che c'è, oppure continueremo a fare sempre più fatica e a perdere di vista l'essenziale che ciascuno di noi ha scelto per la propria vita. E in questa realtà, in questo contesto, c'è tutto. Ci sono i territori, ci sono le espressioni positive che vanno dallo sport, dall'associazionismo. Ho vissuto anche in altri paesi europei. La realtà del volontariato in Italia è qualcosa che ci fa onore. E ogni volta la sperimentiamo, ma quanto la rafforziamo. Appunto, prima si parlava di scorta, quanto la condividiamo, la rendiamo viva o la lasciamo nel silenzio. Sappiamo che c'è, vabbè, possiamo contarci perché c'è, non è importante parlarne. Io credo fondamentale una cosa che mi porto dentro, detta da un mio confratello, padre Paolo Dall'Oglio, che in uno dei suoi ultimi interventi in Siria, parlando dell'importanza del dialogo, a un certo punto si vede che era provato, ha detto basta, facciamo i seri. Allora, queste parole, questo invito alla serietà, io credo che possiamo viverlo rivolto a ciascuno di noi. E serietà nel chiedersi come vogliamo funzionare, nello spazio di libertà che abbiamo, cosa per me è importante, come si gioca la mia professionalità, i miei obiettivi. C'è uno spazio di libertà dove ciascuno di noi si gioca. Può essere piacevole o non piacevole, ma esiste ed è lì che si gioca la nostra dignità, indipendentemente dalla religione, dal pensiero. Qualsiasi pensiero o qualsiasi cosa io reputi importante, si gioca in uno spazio di libertà che nessuno ci può togliere. Nessun sistema, nessun regime può togliere. So io che scelgo. Fino all'estrema conseguenza, che può essere anche il dare la vita. È stato nominato Siani, io sono napoletano e quindi quelle vicende le ho vissute quando ero un po' più giovane, stando a Napoli. Parlo di conseguenze estreme. Nessuno credo che possa dire di essere stato minacciato con la pistola alla tempia, è obbligato a scegliere il sistema dove a governare tutto è l'economia. Chiudo, mi viene sempre da pensare quando si dice c'è stata una crisi economica, una crisi finanziaria, sembra come qualcosa calato dall'alto. Allora ci fermiamo un attimo a capire che tutto quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è frutto di decisioni di persone come noi, che hanno deciso in un modo e non in un altro, e l'hanno fatto dando priorità a cose. Allora, anche per noi c'è uno spazio dove questo ha un peso. E ripeto, quello della comunicazione oggi diventa fondamentale se vogliamo recuperare a livello culturale e umano. E lì dove si va a incontrare per dare spazio alle storie,
con l'attenzione di sapere che le persone vanno aiutate a essere testimoni, testimoni credibili e non manovrabili. Amore per la verità, professionalità e rispetto della dignità delle persone, indipendentemente dal colore della pelle, dalla lingua che parlano e dall'idea che possono avere politica. Vi ringrazio, la tentazione di un prete quando ha una platea numerosa è quella di dilungarsi. Allora, se ho abusato della vostra pazienza, mi scuso, e mi scuso anche per il fatto che dovrò assentarmi. Buon lavoro. Grazie a padre Giovanni Lamanna, anche perché ci ha riportato a uno stile, a una riflessione e anche a una pacatezza che dovremmo tutti quanti riconquistare per imparare a riflettere.